Di base a questo punto facciamo entrare. È veramente poco poco di me. No, se posso dire solo morto. Vabbè, lascio poi la responsabilità a loro. Qua mi è sembrato che ci fosse più benevolenza. Perché se anche entrassero a questo punto, loro chiaramente credo che si impegneranno a non far valere questo politico per il 2011. Chiaramente. Ma che sta di niente, capito? Facciamo una letturina. Vi siete addormentati? Allora, Romina Baldan, bimbo, Pallavicini, Malgioglio, Migliacci, scrive: cosa faresti da grande? Ma questa è una santa, cosa faresti da grande? Beh, certo, dopo questa canzone. No, dai, la vera domanda è questa: c'è qualcosa che nonostante tutto, successo, soldi, fama, fascino, ti manca, che vorresti fare e per quale motivo non l'hai ancora fatto? Per esempio, la pace nel mondo non è valida come risposta? Sì. No, certo. Però insomma, sapete che secondo me in fondo ecco, la pace è qualcosa che uno dovrebbe cominciare a coltivare dentro di sé. Poi la guerra più forte di tutte è quella che uno ha con se stesso e che con le cose che magari non è riuscito a fare, e con le cose che con il rapporto con la bellezza, anche con la piccola bellezza di tutti i giorni che uno non è riuscito a conquistare, ad apprezzare. E allora in questa guerra contro se stessi, siccome probabilmente una delle più grandi frasi, forse la frase più rivoluzionaria della storia, è ama il prossimo tuo come te stesso, e forse uno alla fine lo riversa anche nel sentimento opposto, certe volte odia il prossimo suo come odia se stesso. E allora io penso che quello sarebbe il primo gradino, perché poi non può insegnare collettivamente a tutti quanti che certe cose non si fanno. E c'è quel bisogno di correttezza che tante persone avevano. Io per esempio lo invidiavo molto e mi commuoveva, lo sono scritto anche in una canzone che si chiama Tamburi Lontani, quelle volte che ti commuovi più davanti magari sì, anche davanti alla tristezza, davanti al dramma della vita, ma la grande commozione è davanti all'onestà delle persone, cioè cosa, quanto sia difficile specie oggi esserlo, e chi ci riesce è veramente è la legge più grande è l'esempio. Non esiste una legge scritta dagli uomini che sia più forte dell'esempio che qualcuno riesce a dare, e l'esempio è un fatto pubblico, non è vero poi che si è, dice, no, è privato, ma l'esempio è il rapporto che hai con chiunque e con la vita. E allora io penso che la pace poi diventerebbe questo, insomma, nel momento in cui tu sei in pace forse riesci a conquistare anche la pace per l'altro e con l'altro. Noi no. No, cambiamo. Volevo fare proprio pace, però... Sì!